L'unità di neonatologia di Taranto è fondamentale per l'intero territorio e la ferma convinzione del presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Cosimo Nume, a maggior ragione dopo la notizia del primo parto all'ospedale Santissima Annunziata di una donna positiva al Covid-19, un evento che ha suscitato soddisfazione nel mondo sanitario e nell'intera cittadinanza, confermando l'elevata professionalità dei medici ionici. Abbiamo ascoltato il presidente Nume. Un grande lavoro, soprattutto considerando le difficoltà strutturali a cui i colleghi hanno dovuto far fronte e che ha espresso tutta la professionalità di cui in questa città siamo capaci di fronte ad una emergenza non facile, non semplice che è stata affrontata con serenità, con calma e ha portato alla luce un bambino in un momento particolarmente drammatico, ma probabilmente sarà un bellissimo ricordo anche per questa famiglia a cui vanno i nostri auguri. Pur comprendendo che ci sono delle difficoltà oggettive legate ad una carenza d'organico per vari motivi al momento, una novità è che si possa anche soltanto lontanamente immaginare che Taranto, seconda città della Puglia, con un punto nascita, secondo punto nascita nella Puglia, possa essere privato di una struttura di questo tipo. Questo non è giusto nei confronti dei professionisti che hanno speso la loro vita professionale la loro, in questo servizio, ma soprattutto non è giusto nei confronti di una città. Immaginiamo una realtà in cui un bambino nato pretermine con problemi deve essere trasportato in un'altra città della Puglia, per esempio Bari, e questo può significare per l'intera famiglia in un momento così drammatico, un aggravio di problemi. Quindi, è incomprensibile, sinceramente, che si possa pensare a questo.